Dal 26 al 28 ottobre si terranno a Milano i Digital Innovation Days 2022 presso il Talent Garden Calabiana. Saranno 3 giorni dedicati al confronto e alla formazione circa innovazione e sostenibilità. Anche noi di Milano News facciamo parte di questo evento come media partner e soprattutto fa parte di questo evento Giulio Nicoletti, perché è CEO Digital Innovation Days e 24 PR and Events. Quindi ci colleghiamo proprio con Giulio Nicoletti, grazie mille di essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Allora, raccontaci un po' che cosa incontreremo durante questi 3 giorni. Anzi, prima fai una breve premessa, dici un po' perché nasce questo evento interessante. Perché nasce? Nasce ormai, questa è la 9ª edizione, quindi 9 anni fa, perché si aveva bisogno di un evento che parlasse delle tematiche del mondo digitale, delle tematiche del mondo dell'innovazione, e per far sì che le persone potessero ascoltare in questi 3 giorni le novità, i trend del momento e quello che sarebbe stato il futuro. Quindi il nostro evento vuole mostrare quello che appunto sono i trend dell'anno, ma soprattutto quello che ci aspetterà nel futuro, quindi per anticipare quello che da esperti del settore, quello che saranno gli anni a venire. Quindi è una porta un po' verso il futuro digitale, no? Quindi cosa troveremo in questi 3 giorni? Il nostro evento infatti si basa su 4 tematiche, quindi il mondo digitale, l'innovazione, la sostenibilità, perché non ci può essere oggi innovazione senza sostenibilità, e la formazione, che soprattutto dopo il Covid si è capito quanto sia importante continuare a formarsi, quindi tutto ciò che riguarda le soft e le skill. Cosa troverete all'evento? All'evento troverete più di 180 relatori di aziende importanti, italiane e internazionali, e relatori appunto che parleranno sul nostro main stage e nella seconda sala, che è la sala dedicata al mondo digitale, quindi tutto ciò che riguarda i social media, l'influencer marketing e web marketing, e saranno dal vivo il 26 e 27 al Talent Garden Calabiana a Milano, mentre completamente online il 28, dove affronteremo le tematiche riguardanti l'innovazione, la sostenibilità, la formazione e il fintech. Le prime 2 giornate invece, per chi non può comunque venire a Milano a seguire l'evento, può vederle comunque in streaming, e quindi anche chi è lontano e non è a Milano o vicino ha la possibilità di venire in quei giorni, ecco, non viene lasciato così con l'impossibilità di seguire gli speech di questi speaker interessantissimi, ma può seguirle direttamente da casa o dall'ufficio o mentre è in viaggio da un cliente all'altro. Benissimo, io ti ringrazio molto. Noi quindi ci vediamo mercoledì e giovedì in presenza, e preparati perché sicuramente ti intervisteremo. Vi aspetto e aspetto tutti i vostri ascoltatori, e ci vediamo presto. Grazie mille, buona serata. A presto.